Sono una cattolica praticante da sempre. Poi io voglio lanciare un j'accuse contro il mio vescovo. È un uomo omertoso, un uomo senza Dio, un uomo che non ha mai avuto pietà di nessuno, un uomo moralmente veramente infame. 5-6 anni fa mi sono buttata in questa impresa. Ero tanto ingenuo da voler, diciamo, rendere la mia chiesa più pulita. E infatti subito mi sono rivolta al vescovo dicendo quello che sapevo. Mi sono accorta che lui mi ha semplicemente usata per sapere quello che sapevo, chiuso i rapporti con il vescovo perché tanto ho visto che non serviva assolutamente nulla. Ho mandato una lettera a Bagnasco. Da qua peggio che peste, è ritornato indietro e il mio vescovo mi ha fatto il terzo grado. E ha fatto il terzo grado anche al mio sacerdote spirituale. A questo punto io con Francesco abbiamo continuato a cercare di scoprire il più possibile, eccetera. Io vado a Roma. Non so come ho fatto, ma ci sono riuscita. Sono andata dal sostituto di Parolin. Abbiamo avuto un colloquio praticamente di un'ora e mezza. Gli ho portato tutta la documentazione che mi ero studiata prima. Poi ho avuto anche un brevissimo colloquio con il Papa. E anche qua ci sono state, diciamo, delle assicurazioni. Il mio vescovo mi ha fatto un gran male in tutti i sensi, perché mi sono trovata la macchina con dell'alcol sotto della benzina. Potrebbe non essere dalla chiesa. Quello che posso dire è che mi ha allontanato mio padre spirituale. Questo mi ha fatto andare veramente in crisi. Lui sapeva dove era il mio punto debole, mi ha toccato in quel punto e mi ha fatto un grandissimo male. Per me è diventata anche una lotta personale contro questo mascalzone. Parole molto forti, molto dure, quelle che disse Luisa Bonello il 13 settembre davanti alla libreria Ubik. Accuse pesanti nei confronti del vescovo di Savona, Vittorio Lupi, e della diocesi savonese. Luisa Bonello è stata fatta passare come una fanatica religiosa, una donna ossessionata dalla Chiesa. E poi Luciano è una gran brava persona. A mio avviso questi sono fanatici religiosi, cioè persone che, malgrado ci sia un procedimento penale aperto, mettono in croce a priori una bambina di 12 anni per salvare un prete che poi risulterà pedofilo e verrà condannato in terzo grado a più di 7 anni. Ma per capire meglio il perché Luisa Bonello il 13 settembre fece delle affermazioni così pesanti nei confronti della diocesi savonese, soprattutto nei confronti del vescovo Vittorio Lupi, occorre fare un breve riassunto di quello che è stato l'operato del vescovo Lupi nel Savonese. Thank you.
Luisa Bonello si presenta un giorno nel 2010 a casa mia perché voleva fare luce, voleva capire meglio cosa realmente stesse accadendo nella sua diocesi. Da una parte il vescovo Lupi che faceva le sue affermazioni e dall'altra le affermazioni dei giornali e quelle delle vittime. Sono un medico di Savona, ho seguito tutte le peripezie da lei subite. Avrei bisogno di conoscere di più riguardo a queste vicende, non solo la sua situazione ma anche il caos nella diocesi di Savona, ma non dalla stampa, ma da fonti certe. Ho avuto notizia che sta scrivendo un memoriale con Don Carlo. Sarà reso pubblico? Chiedo tutto questo perché sono cattolica e tutte queste notizie mi hanno sconvolto. Se può aiutarmi le dico grazie. Luisa Bonello è una donna onesta, una cattolica praticante che è disposta a tutto per fare pulizia nella sua chiesa. Involontariamente si rende un utile strumento per il vescovo Lupi per capire informazioni. Il vescovo Lupi, per assicurarsi, diciamo, la fedeltà di Luisa e per farla sentire più vicina a sé, decide di fargli un regalo che a Luisa era molto ambito, ovvero dargli il permesso di somministrare l'Eucaristia. Luisa scopriremo poi che era una donna molto vicina alle persone meno abbienti, alle persone malate, e il ministero dell'Eucaristia gli avrebbe permesso di poter dare, per esempio, la comunione ai suoi malati in casa o ai suoi malati in ospedale. Il vescovo Lupi, vedendo Luisa così disponibile, decide di usarla come strumento per capire proprie informazioni. E gli fa credere che se lei avesse portato in diocesi i nominativi di vittime e i nominativi dei preti pedofili che erano nella mia conoscenza, cioè nella conoscenza dell'associazione, lui sarebbe intervenuto naturalmente cacciando i preti pedofili e intervenendo aiutando le vittime. Luisa così inizia a prodigarsi in tutti i modi per cercare di raccogliere quante più informazioni possibili. Viene a casa mia, cerca di sapere i nominativi di alcune vittime, poi si reca da Don Lupino, dove però si presenta a nome del vescovo Lupi, e Don Lupino non gradisce molto questa cosa. Lupi, vedendo Luisa così determinata e così coinvolta, cerca di avvicinarla ancora di più a lui, la porta con sé in pellegrinaggio in Terra Santa, a Lourdes. Cerca, insomma, in qualche modo di capire anche la sua fiducia. Luisa non è una donna stupida, ben presto si rende conto che tutte quelle informazioni che aveva portato al vescovo Lupi non venivano utilizzate come gli era stato promesso, ovvero vedeva che le vittime non venivano aiutate, anzi in alcuni casi venivano affossate. Vedeva che i preti pedofili segnalati non venivano rimossi e al tempo stesso però il vescovo continuava a incitarla, a chiedergli di portare vittime, di portare altre vittime, altri nominativi. Molto ingenuamente sono andata a riferirla al mio vescovo perché mi sembrava giusto questo, dire al vescovo quello che sapevo per poter, diciamo, porre fine a una situazione di questo tipo. Ma poi alla lunga mi sono accorta che il mio vescovo sapeva già tutto e mi usava semplicemente per sapere che cosa sapevo io, perché aveva paura di me praticamente. Dopodiché il rapporto con Lupi è peggiorato? Oh, sicuramente, ha cominciato veramente a distruggermi, a colpirmi negli affetti più cari. Come diceva Pronzato, il titolo di un libro, io amo questa chiesa anche se non è quella dei miei sogni. Luisa rimane molto delusa, per primo perché si rende conto di aver capito, cioè di aver rubato, sì a sua insaputa, ma aver rubato delle informazioni che in realtà non servivano a quello che gli era stato promesso, e inizia ad avere la prima grande delusione nei confronti della sua chiesa, quella chiesa proprio che Luisa voleva in qualche modo ripulire. Il rapporto quindi tra Luisa e il vescovo Lupi comincia chiaramente ad incrinarsi e questo mette in crisi il vescovo, perché per lui Luisa comincia a diventare un pericolo, soprattutto qualora fosse andata alla magistratura a raccontare le azioni che aveva fatto per conto del vescovo. Il vescovo Lupi, anche lui, si accorge che Luisa comincia
ad allontanarsi da lui e per cercare, insomma, di contenerla in qualche modo inizia a ricattarla. E come fa? Inizia a ricattarla su ciò al quale Luisa teneva di più, ovvero il ministero dell'Eucaristia, e inizia per la prima volta a minacciargli la revoca di questo ministero. Fra, per favore, per un po' non taggarmi e non mandarmi nulla. Il mascalzone, come lo chiamano in Romania, mi sta facendo del male. Troppo, ti voglio bene. Così facendo riesce a tenere velatamente a bada, o almeno lui crede di tenere a bada, Luisa Bonello, la quale invece però, assetata di verità, assetata di giustizia e di pulizia per la sua chiesa, comincia a confabulare, comincia a passare informazioni a chi? A noi di Rete L'Abuso, ai quali in un momento precedente, a sua insaputa e con l'obiettivo di far del bene, aveva carpito. Perché mi ha chiamato Lupi e io gli ho detto: guardi, no, signore, non posso aiutarla perché io non mi occupo più di queste cose e dalle notizie che ho mi arrivano proprio di striscio, per cui mi dispiace, ma a questo punto non posso proprio aiutarla. Ho fatto bene. Sì, ma io non l'avrei detto, invece proprio ci ho toccato con Naso, che anche con i suoi preti ha dei comportamenti da bastardo. Ha fatto male a tante persone, sai, dei suoi sacerdoti. Non di male. Ma dei suoi sacerdoti, capito? Non so, ma erano tagliati, guarda Lupino. Ce ne sono tanti, ma ce ne sono tanti. Anche al parroco di Valori ha fatto del male, anche al parroco di Luceto, di giù di lì, ha fatto del male. Sì, lo so, avevo visto gli articoli sui giornali. No, ma io poi l'ho conosciuto, sto qua. C'è il mio amico sacerdote rumeno che, sapendo tutto quello che ha fatto a me, perché poi, vabbè, sa un po' tutta la storia così, ma... quello che ha fatto a me, cose lì. Lo chiama mascalzone. Quando dice mascalzone, so già chi è. Per un prete chiamare un vescovo mascalzone ti dice tanto. Ma ho capito benissimo che mi stavo usando, tant'è che gli ho detto che io non ho più contatti con te da vari anni, per cui non posso aiutarlo, che non ne so più niente. Sì. Arrivino prima lui che magistratura. Per non farle parlare. Ma lui basta i nomi, no? Così poi va a prendere. L'avevo capito. Ma anche se lo sapessi, col cavolo che glielo dico. Poi dopo che sono andata al magistrato, tranquilla che non c'è problema. Però sì, prima. La procedura giusta è che parlino col magistrato, non col vescovo. Sì, ma col vescovo si è già parlato fin troppi. Sai, poi il vescovo metà la posta. L'intimidisce. O li ricatta. Ce l'ha le vittime, perché c'era. Che inizi a fare con quelle, no? Perché ne vuole altre? Sistema quelle, poi ci sono io, sono tre, c'è Daniele, sono quattro. Allora vedi che allora non è così caritatevole la sua intenzione. Però sono prescritte, però lì ci sarebbe già il motivo, visto che per la Chiesa non è prescritto. Se volesse, potrebbe già fare una. E invece non lo fa. Siccome non lo fa, vuol dire che sei un paraculo. Esatto. Ecco, sei un gran paraculo, si chiamano così in Italia. Quando non ne può più, quando esce tutto fuori dalla magistratura, come al solito. Sì, ma lo fa per pararsi il culo. A questo punto in Luisa comincia a maturare la sua prima profonda crisi. Da un lato si rende conto appunto che il vescovo non la sta aiutando e non vuole intervenire. Dall'altro però c'è questo ministero dell'Eucaristia che lei bene o male mette in gioco e rischia di perdere. Cosa fa Luisa allora? Allora decide... in occasione del mio incontro a Genova col cardinale Angelo Bagnasco, di darmi una lettera in una busta chiusa e di far sì che io la consegni in mano direttamente al cardinale, cosa che poi farò. Ma qui in realtà accade la seconda grande delusione, perché Luisa cosa aveva fatto? Era passata ad un livello più alto del vescovo Lupi, al cardinale Angelo Bagnasco, il quale però... come interviene? Interviene rispedendo al mittente quella lettera. Visto che il mio vescovo si è comportato in questo modo, ho provato a mandare una lettera a Bagnasco. L'hai anche incontrato? No, non l'ho incontrato. Nella lettera cosa gli scrivevi? Diciamo che nella lettera gli scrivevo praticamente le stesse cose
che avevo già scritto a Monsignore, cioè il fatto che invece di trovare un aiuto ho trovato Mertà, e ho scritto cose di questo genere. Al che il cardinale Bagnasco ha rimandato indietro a Monsignor Lupi questa lettera tutta sottolineata con l'evidenziatore, e Lupi mi ha mandato a chiamare, mi ha fatto il terzo grado. Il vescovo a questo punto convoca Luisa in diocesi e gli fa veramente un vero e proprio terzo grado, un terzo grado sia a lei che a un'altra persona alla quale Luisa teneva molto, al suo padre spirituale, Don Nino. A questo punto Luisa va profondamente in crisi. Da un lato il vescovo Lupi, che dopo aver scritto di lui in quella lettera al cardinale Bagnasco, non si fida più di lei. Dall'altro lato Luisa scopre, si rende conto di poter essere ricattata sotto due punti di vista, non solo il Ministero dell'Eucaristia, ma anche nei confronti del suo padre spirituale, Don Nino Maio. A questo punto Luisa, spaventata, si allontana per circa un anno anche dalla rete L'Abuso, un anno nel quale ha paura di venire anche a casa mia, perché qualcheduno potrebbe riferire al vescovo che mi frequenta e quindi lei potrebbe subire, diciamo, altre ritorsioni e di conseguenza anche altre delusioni oltre quelle che aveva già subito. Ma non riesce a stare lontana, non riesce, perché vede che le cose non vanno bene. Nel frattempo esplode anche il caso di Don Pietro Pinetto. Eccomi. Ciao Fra. Ciao allora. Ciao, per diversi motivi, guarda, sto vivendo aspettando questo. Ah, guarda, arriva. Arriva. Ma sono serio, sei sicuro? Fidati, stavolta è proprio così. 100%, sì. Davvero, wow, che enorme felicità. Qualcuno ha parlato? Sì, sì. Al magistrato? Sì, sì. Il magistrato ha preso in considerazione la cosa? Ah beh, sì, ma l'avevano già presa prima. Ci sono prove? Sì. Stavolta va bene, guarda, non posso dire di più, ma va bene. Sì, questione di va poco. Bene. Wow! Non immagini, guarda. Poi guarda, porca miseria quando sento dire dai cellesi, non ci crediamo. Allora Luisa cosa decide di fare? Decide di andare a un livello ancora più alto. Prova a mettersi in contatto col Vaticano e a contattare il Papa. Siamo nel gennaio del 2014, Luisa prova a contattare il Papa e riesce a farlo. In pochissimi giorni il Papa gli risponde, la Santa Sede risponde, e nel giro di poche settimane Luisa è in Vaticano. Il giorno prima di partire per il Vaticano viene a casa mia con questo bigliettino di appunti nel quale mi chiede un po' di fascicoli, un po' di materiale da portare a Roma, perché lei sa delle cose ma non ha documentazione. Va a Roma nel massimo segreto, non dice nulla, neanche la sua migliore amica Ketty. Sappiamo cosa accadrà solo io e lei. La sera che ritorna da Roma, la sera stessa, Luisa viene a casa mia per festeggiare. È piena di speranze per quella documentazione su Savona che ha consegnato direttamente nelle mani del Papa. Al tempo stesso però è spaventata dalle ripercussioni che lei potrà subire dal vescovo Lupi. Ripercussioni che non si lasceranno attendere molto. La notizia che Luisa è stata a Roma, pochi giorni dopo, esce sui giornali. E in quell'occasione, purtroppo, i timori di Luisa iniziano a materializzarsi. Poco dopo, con una scusa, Don Nino Maio viene rimosso addirittura dalla parrocchia dove svolgeva attività, la parrocchia che frequentava Luisa, e viene mandato alla Spezia. Nel frattempo Luisa viene a sapere dalla segretaria del vescovo che il vescovo gli ha inviato tre raccomandate. Raccomandate che la terranno in ansia parecchio, perché sono state inviate a un indirizzo sbagliato, quindi Luisa non le riceverà mai. Dovrà aspettare che queste raccomandate ritornino indietro alla diocesi
e vengano rispedite o consegnate direttamente a lei. La Rosalba mi ha detto, vieni a prenderle, cosa facciamo, te le mando? No, ho detto, se c'è quel decelebrato io lì non ci vengo chiaramente, ma mandamele. Io non vedo che mi arrivano, che mi arrivino queste lettere. Traccio tutto e raccomandata gliela rimando. Finisce. Poi queste raccomandate arrivano e contengono solo brutte notizie, il suo totale defenestramento dalla vita religiosa, quella vita alla quale una cattolica praticante come Eva Luisa teneva molto. Gli viene revocato con la scusa che teneva le ostie in casa, il ministero dell'Eucaristia. Il suo padre spirituale, Nino Maio, mandato lontano, e gli viene impedito anche di sentirlo al telefono. In pratica tutto quello che faceva parte della sua vita, cioè quello che era parte concreta del suo cammino spirituale, si distrugge in un attimo. Per Luisa una delusione certamente fortissima, difficile da metabolizzare, una donna cattolica, praticante, che crede nelle scritture e purtroppo si vede bistrattata così dal suo vescovo, si vede umiliata solo perché aveva cercato di fare ciò che il Vangelo predica. Il vescovo Lupi non fa sconti a Luisa Bonello e arriva addirittura a dichiarare sulle pagine del secolo XIX che una donna che fa tutto questo per vendetta, una donna che agisce per rabbia, arriva addirittura a delegittimarla pubblicamente. Tutto questo sarebbe già bastato ad armare la mano di Luisa Bonello. Se poi quello che ha scritto i giornali riguardo alla sua depressione fosse vero, questo sarebbe come aver schiacciato il grilletto che ha sparato quel colpo. Ma secondo noi questo non è il vero motivo della morte di Luisa Bonello. Ci sono altre cose, altri fatti che assolutamente vanno valutati. Come Luisa Bonello voleva la sua chiesa pulita, perché non avrebbe dovuto volere la sua loggia pulita?